principali criticità e quali potrebbero essere le opportunità più interessanti per i produttori di grano duro italiani? Il grano duro è una commodity che ha un mercato mondiale e quindi la principale criticità riguarda il fatto che i nostri produttori dovranno fare i conti con la situazione a livello mondiale e quindi con i prezzi mondiali. In questo momento la situazione è abbastanza positiva perché la produzione dell'ultimo anno e anche degli ultimi due anni è stata scarsa, quindi abbiamo un livello di prezzi abbastanza elevato. L'altra criticità è il fatto che ancora oggi il produttore di grano duro lungo la filiera della pasta beneficia di un 24% del valore della pasta, ancora troppo poco. L'altra grande opportunità è il fatto che il grano duro serve per un prodotto distintivo dell'agroalimentare italiano che è la pasta, e sempre di più le imprese pastaie italiane stanno andando verso la direzione di una pasta con 100% italiano. Questo creerà prima o poi due mercati, un mercato del grano estero e un mercato del grano italiano. Quale sarà il ruolo dell'agronomo per l'azienda cerealicola di domani? Il ruolo dell'agronomo per l'azienda cerealicola del domani è quello di un supporto a 360 gradi, partendo dalla semina fino ad arrivare alla raccolta per ottenere quantità e qualità. Il supporto parte già nelle prime fasi, quindi nell'epoca di semina, giusta epoca di semina e scelta di varietà, fino ad arrivare al controllo delle infestanti, quindi vedere se ci sono all'interno dei campi problemi di resistenza e supportarlo da quel punto di vista, e soprattutto poi l'applicazione del trattamento fungicida in epoca di foglia bandiera per ottenere l'obiettivo della qualità. Nella sua esperienza come agricoltore, quanto è importante difendere la foglia bandiera del grano duro per massimizzare la resa e la qualità? È indispensabile, è essenziale per avere qualità e quantità della produzione del grano duro. E in particolare è importante il trattamento sulla foglia bandiera e non più tardi sulla spiga, perché noi nel sud Italia, in Puglia, non abbiamo problemi di fusariosi alla spiga. Per avere un grano duro di qualità che si può inserire bene nelle filiere di grano duro italiano e per produrre pasta solo da grano duro italiano. Quali sono le principali malattie fungine che colpiscono il grano duro qui al sud Italia e quali sono le strategie che mette in campo Syngenta per contrastarle? Allora, le principali problematiche del nostro areale sono la septoria, le ruggini e le oidio. Le soluzioni Syngenta per queste problematiche si chiamano Amisar Rivior, Elatus Plus Rivior e la novità Elatus Era. Questi prodotti garantiscono un effetto stay green a vantaggio di una produzione quali quantitativa della granella migliore.